Femmine, benvenuti a un nuovo video del Pit. Avrei voluto iniziare questo video parlando in egiziano antico, ma no, non lo so. Ma come fai? Cioè? Vabbè, sarebbe stato bello, pensa. Sì, vabbè. Comunque, detto questo, sono proprio contento di essere ancora qua, al Cairo. Sì, esatto. Allora, stasera siamo io e Paul qui da soli. C'è Pimot che sta registrando un altro video al piano di sotto. Allora, ci siamo messi qua per non dare fastidio a nessuno. Davanti a noi abbiamo un papiro. Esatto. Ma prima di spiegarvi che cosa abbiamo in mente, vi voglio raccontare questa cosa perché è importante, in modo che così voi capiate che cosa abbiamo davanti in questo momento. Raga, gli antichi egizi credevano che ogni essere umano avesse due anime. Una si chiamava il Ba e l'altra il Ka. Il Ba era l'anima, diciamo, destinata ad andare nell'aldilà, mentre il Ka era l'anima destinata a rimanere sulla terra insieme al corpo del defunto. È qui che entra in gioco la mummificazione, qui che si capisce la sua importanza, in modo che così il Ba potesse tranquillamente affrontare il suo viaggio nell'aldilà. Sì. Ma questo viaggio, raga, era un viaggio molto, diciamo, impegnativo. Si dovevano superare, come dire, delle prove. Alla fine di queste prove, il defunto doveva confessare i propri peccati, dopodiché il dio Anubi prendeva il suo cuore e lo metteva su una bilancia e dall'altra parte prendeva la piuma di Mat. Se pesava di più la piuma, allora questa persona poteva raggiungere Osiride e andare nell'aldilà. Se invece il suo cuore era più pesante, il defunto veniva mangiato dal mostro Ammit. E infine c'era il dio Thoth, che trascriveva questo risultato. Perché vi ho voluto raccontare questa, diciamo, chiamatela come volete, semplicemente perché è una parte del libro dei morti. Del libro dei morti non c'è una unica versione, ce ne sono tantissimi perché dipende dalla vita di ogni persona, venivano scritti appositamente per la persona, quindi contenevano degli aspetti personali di ciascuno, ma c'era una parte che non cambiava mai e questa parte era proprio quella che io vi ho raccontato, perché tutti quanti arrivavano di fronte a questo giudizio. Qualche giorno fa ci siamo recati in un negozio che faceva papiri, abbiamo anche fatto dei filmati, e all'interno di questo negozio, oltre a spiegarci come si crea il vero papiro, cioè questo qua, raga, si può stropicciare e non si rompe mai, abbiamo scelto una cosa che ci piaceva, ok? Qualcosa che ci interessava, senza però sapere che in realtà stavamo scegliendo la formula numero 125 del libro dei morti. Esatto. Dove racconta proprio quello che vi ho detto prima. Quindi, raga, abbiamo detto: wow, che bella coincidenza! Le coincidenze non esistono. Esatto, vuoi non sfruttarle? Assolutamente sì. Quindi ci è venuto in mente di provare a fare una sorta di rituale, una sorta di libro rosso, ma con il libro dei morti. Ovviamente abbiamo scaricato un libro dei morti da internet e proviamo a fare qualche domanda, non so a chi, ma sta cosa mi mette già ansia. Eccoci qua. Quella è la prima pagina del libro dei morti. No. Però fare la domanda, gli dai un colpo, okay, uno scroll e con gli occhi chiusi, boom, lo fermi. Ok. Cioè, è l'unica. Libro dei morti, posso parlare con te? Considerare. Considerare? Io lo prendo come un sì. Posso parlare o entrare nel libro dei morti? Celeste. Celeste. Ti viene sempre il nome di quella bambola di merda. Io non capisco. Ma veramente? Ma no, perché? Allora, a te ha detto di no. Cioè non ti ha dato una risposta. Vai allora, vediamo. Che cosa vedo? Dico, procedi tu. E tu, non, vabbè, Massimo, tu lo puoi richiedere. No, io lo richiederò sicuramente. Ok. Come sarà il mio al di là? Ma non ci credo. Ma raga, ma non ci credo. Al di là. Oddio. Ok, quindi ci sarà un al di là. Ci sarà, non diventerò solo polvere. Polvere, basta. Ah sì, ma intanto ti voglio vedere, okay, se vai davanti però a quel bilancino. Aspetta. Tu non puoi anche, finisci, ma tu voglio non entrare sai anch'io dentro. Per favore.
Posso entrare nel libro dei morti? Nuovo. Non so, non ti vogliono. Quindi voleva che entrassi solo tu. Solo uno. Con chi sto parlando? Con il glifo del ca. Con il glifo del ca. Che cacchio è? Cos'è il glifo? Non lo so. Cercalo. Tra l'altro il ca abbiamo detto che è quello che rimane col corpo, con la mummia. Sì. Apparecchio che permette di variare la velocità o il senso del moto di organi in movimento mediante lo spostamento del punto di applicazione della spinta motrice lungo il percorso definito da un eccentrico ideale, ho capito meno di prima. Oppure qualsiasi incavo a sezione tonda o angolare come ornamento architettonico. Ah, ok. Hai capito? Colui che contiene il ca. Sì. Ma cos'è, un oggetto? Alla fine? Il corpo! Stai parlando con una mummia? Sto parlando con una mummia? Regno. Beh, c'è scritto dell'antico regno. Sto parlando con una mummia dell'antico regno? Beh, continua, perché mi sembra abbastanza interessante, okay, come roba, non so dove ci porterà. E che cosa gli chiedo? Per me è totalmente assurda sta cosa. Dove sei adesso? Piedi. In piedi? O dai piedi? Ma... Ma i miei sono qui! I miei sono qui! Cos'è follia? La mummia qui davanti? L'anima! Sì, ho capito, il ca, ho capito, però... Mi fa un po' impressione questa cosa qua. Cosa vuol dire? Non lo so. Non lo so, e ormai lo so, sembra che dico solo più, non lo so. Sì, perché stai dicendo solo più questo. Allora, aspetta. Hai un messaggio per noi, dato che sei qui? Il percorso ultraterreno. Vado avanti? Sì, vai. Il percorso ultraterreno? 4 case insieme. Ok, percorso ultraterreno, 4 case insieme. E poi? Tomba. Posso continuare perché mi sta mettendo ansia, vorrei che finisse bene. Busiris. E quello è un nome. Quindi cosa che ci ha detto? Quattro percorso case. Ultraterreno, sì. 4 case, insieme la tomba? Sì. Cosa vuol dire Buris? Busiris, cosa vuol Busiris. Dire Busiris? Magari un nome di... Busiris... Casa di Osiride. Ah, porca miseria! Sì, è un luogo... È un luogo fisico, esiste. Ok. Ok, esiste questa città, si chiama Abusirbana. Ok. Però, tradotto, vuol dire casa di Osiride. Quindi è una cosa bella? Penso di sì. È molto difficile che una persona normale veniva mummificata, cioè l'ho spiegato in questi giorni. È vero, raga, è vero, ha ragione lui. Per essere mummificato dovevi avere dei soldi. Sì. E quindi non tutti potevano farsi mummificare. No. Quanti anni hai? Raga. 80. Ciao. Ma che cacchio stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? 80? È tantissimo. È tanto, ma ci sono stati dei casi. Di che gente... lavoro facevi? Spengo il fuoco. Cosa vuol dire? Non lo so. Però mi sembra una frase tanto filosofica. Sì. Magari un sacerdote. Perché?
Sei un sacerdote? Dell'Occidente. I sacerdoti venivano mummificati. Sì. Mi mette un po' ansia il fatto che risponde veramente così tanto bene. Mi mette ansia sapere che sto sfogliando, seppur digitalmente, un libro dei morti. Io vorrei uscire dal libro dei morti. E qua? Vediamo se il sacerdote... Vorrei uscire dal libro dei morti. Vorrei uscire dal libro dei morti. No. Io voglio uscire dal libro dei morti. Io anche volevo entrare. Per favore, posso uscire dal libro dei morti? Però... Hai capito, il sacerdote? No, no, io voglio uscire dal libro dei morti. Te lo chiedo per l'ultima volta. Fammi uscire dal libro dei morti, per piacere. Ok, cosa faccio? Non è che tipo... Boh, avendo fatto sta cosa, tipo... Sai come fanno vedere anche i film hollywoodiani? Noi abbiamo risvegliato qualcosa e poi boh. Io anche prima volevo entrare. Ti chiudo bene? Sì. Ho chiuso bene. Va bene. Ok, voglio uscire dal libro dei morti. Il nulla del nulla del nulla. Ok, cosa devo fare? Questo non mi è mai successa sta roba. Fammi uscire. Non è che anche quella frase di prima era una formula magica. Che frase? Le quattro case. Sembrava tutto filosofico, spengo il fuoco, tutte queste robe qua. Non è che ha recitato poi... Guarda che loro avevano, io ho letto, che recitavano delle formule proprio per sopravvivere nell'aldilà. Beh, tu l'hai fatto prima, glielo chiedo io. Puoi per favore far uscire Deborah? Perfetto, sono come Anubis. Chi è? È il dio dei morti. Quello che ti accompagna. C'è disegnato Anubis. Ah, ok. Quindi? Dove mi accompagni? Oh, sono come Anubis. Mi accompagna la morte. No. Ti accompagna, sì, a giudizio. Mi accompagnerai tu? Basta che però adesso mi lasci stare, ci vediamo poi. Esatto, quando è tempo. Dai, facci uscire. Ti prometto che tornerò a parlare con te. Tanto io questa, la tua pergamena. La portiamo qui, a casa. Il tuo papiro, lo portiamo a casa. Quindi non lo butto. Non lo butto, lo appenderò. Quindi per favore, posso uscire adesso? Giusto. Ok, è giusto. Giusto, lo prendiamo con un sì. Sì, perché è giusto. Sì, è giusto. Io ho fatto una promessa, porto a casa questo e tu mi fai uscire. Benissimo. Ok. Basta, mai più. È inquietante. Addirittura. È inquietante. Allora, un po' inquietante, sì. Più che altro un po'... È peggio del libro rosso, eh? È peggio. Sì, per certi versi sì. Mamma mia, raga. Sono un po' stranito perché mi sembra assurdo di aver parlato con uno dell'antico Egitto. Ma sì, anch'io... No, però certo. Raga, per favore, mi rispondete qua nei commenti. Non penso, se no. No, ok, magari no. Però allora, se voi dite no, è impossibile ma parlare sì, con uno dell'antico. Raga, va bene, ok, ma io sono curioso di sapere qual è la vostra teoria. Cioè sì. Io non voglio contaminarvi, no. Perché anch'io ho formulato velocemente nella testa un'altra ipotesi. Mi dite per favore cosa ne pensate nei commenti, secondo voi. Che tipo di energia poteva essere? Esatto, e contate che questo papiro e la formula contenuta in esso, cioè quello che abbiamo fatto noi prima potrebbe essere stata tutta una grande cavolata, solo coincidenze e basta. Sì, per carità. Ma quello che c'è contenuto nel libro dei morti, soprattutto nella formula che vi abbiamo detto prima,
fa parte della storia, fa parte della cultura degli antichi egizi. Adesso io vado a dormire, perché mi è venuta l'ansia. Va bene, scrivetemi nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate di tutto questo esperimento. Tanto noi continuiamo a registrare qua. Certo.